Buon pomeriggio, noi siamo il gruppo Life, io sono Silvia Magnago. Sono Lü Hao. Io sono Yang Shiqi. Sono Chen Xiaoyu. Nell'approcciarci al progetto per la comunicazione della mostra di Spoleto e Gubbio, abbiamo deciso di fare riferimento soprattutto a un aspetto più diciamo tecnologico. Abbiamo deciso di creare questa forma molto geometrica, diciamo su base wireframe, che sembra quasi un raggio di luce che va poi a illuminare il titolo della nostra, di questa esperienza, che appunto è Lightquake 2017. Questa è la locandina che abbiamo pensato, partendo da questi elementi, quindi l'elemento geometrico e l'utilizzo di questi colori, quindi rose e azzurro estrapolati dall'immagine dei pigmenti illuminati dalla luce di Wood. Abbiamo poi fatto delle variazioni anche per gli altri elementi, come ad esempio il manifesto, in cui abbiamo deciso di porre il titolo al centro e diciamo avere questo elemento geometrico che sembra quasi esplodere appunto da questo elemento centrale. Anche il flyer è stato diciamo modificato, abbiamo appunto questo forma triangolare in cui viene inserito il testo, e nel retro possiamo trovare le informazioni di quegli artisti che andremo poi a scoprire all'interno delle mostre. Per l'invito abbiamo deciso di introdurre un altro elemento, che è l'outline degli edifici che ospiteranno appunto le opere che verranno presentate. Nel fronte avremo appunto questo outline illuminato dalla forma geometrica, che è appunto quella di riferimento, e poi nel retro troviamo le informazioni riguardo alle mostre e anche agli ideatori del progetto, i curatori. Per finire abbiamo il pieghevole, abbiamo deciso di utilizzare una forma quadrata 15x15, che una volta aperta sarà 45x15. Nel fronte abbiamo appunto il titolo della mostra e nel retro le informazioni degli sponsor. Quando apriamo la pagina troviamo ulteriori informazioni su che cos'è la Black Light Art e anche diciamo gli orari e le informazioni appunto riguardanti i luoghi in cui viene svolta la mostra, per avere poi all'interno una spiegazione più ampia di che cos'è la mostra, chi sono gli artisti esposti e dove possiamo trovarli all'interno dello spazio espositivo. Quindi questo è il pieghevole che abbiamo progettato per Spoleto, e la stessa base è stata utilizzata anche per il pieghevole di Gubbio, inserendo invece l'outline appunto dell'edificio. Grazie. Buongiorno, noi siamo il gruppo Albore, io sono Chiara Brambilla. Federica Caruso. Io sono Ines Almedo. Io sono Rocío Monedero. Per la nostra idea di grafica siamo partiti dall'analizzare quello che può essere un punto di riferimento nell'oscurità, nel buio, che per noi è la Luna. Abbiamo raffigurato questa Luna con dei cerchi concentrici e delle semilune. E abbiamo poi utilizzato anche l'immagine di riferimento come texture della Luna, quindi una texture molto rugosa e molto anche imprecisa, andando però a lavorare sui pigmenti e sui colori che potessero dare una luce generale a tutto il nostro poster. Vediamo infatti che abbiamo utilizzato nella parte inferiore anche le silhouette delle due location, che sono fondamentali per noi, e utilizzando anche un richiamo a quello che è il neon, quindi la luce bianca. Per quanto riguarda poi il flyer, abbiamo scelto un formato A5, e ci siamo andati a concentrare nella parte frontale sull'immagine di riferimento della nostra grafica, mentre nella parte posteriore abbiamo inserito tutte le informazioni con i nomi degli artisti e abbiamo ripreso anche le due differenti silhouette delle due location. Per quanto riguarda invece il manifesto, abbiamo utilizzato sempre la stessa grafica in dimensioni naturalmente diverse e abbiamo inserito le informazioni sulla location e anche sulla mostra in generale. Poi invece l'invito, abbiamo utilizzato un formato quadrato, un pieghevole, in cui abbiamo inserito all'interno tutto quello che riguarda le varie informazioni utili per visitare la mostra, mentre all'esterno abbiamo ripreso l'immagine sempre fondamentale della Luna con le informazioni anche degli sponsor e la parte tecnica. Una seconda variante del nostro invito che abbiamo pensato potesse essere realizzata con un taglio, quindi un taglio circolare che riprende sempre il concetto della Luna e che lasciasse intravedere invece nella parte interna il nome della mostra e le relative informazioni. Poi per quanto riguarda invece i pieghevoli abbiamo ipotizzato un formato molto ridotto in modo tale che potesse essere maneggiato facilmente, in cui però all'interno venisse
inserita la mappa delle due location con le relative indicazioni per le opere. Possiamo vedere i nostri pieghevoli che vengono aperti e assumono un formato invece in A4, e lasciando però nella parte esterna tutte le varie informazioni e la grafica, e nella parte interna invece le informazioni relative a Spoleto e a Gubbio. Poi abbiamo pensato ad un gadget che potesse essere venduto direttamente dal museo, in cui venissero inseriti con dei lucidi colorati che riprendessero comunque i colori della nostra grafica le varie location, in cui poi ai lati del cubo venissero richiamate sempre le medesime informazioni e i nomi degli artisti che espongono le proprie opere. Grazie. Buongiorno, noi siamo il gruppo The Lighters. Io sono Silvia Borellini. Sono Shabnam Shaiga. Sono Angelica Vandi. Alice Bonazzi. Io sono Michele Romano. Il nostro progetto per la mostra parte dalla creazione di un logo che riprende la sezione del prisma di luce, in quanto appunto c'è una relazione in questa mostra tra la luce e i colori, e quindi abbiamo preso questo triangolo equilatero che è stato diviso in tre spicchi, ognuno dei quali rappresenta una particolare luce presente in queste mostre, quindi la luce bianca, la luce di Wood e il nero che rappresenta il buio. Per quanto riguarda la nostra locandina, abbiamo sempre utilizzato la forma del triangolo composta in un background che permette di avere una sensazione di movimento che ricorda nel nostro progetto le scosse del terremoto dalle quali è nato poi questo progetto. Sono presenti le informazioni principali riguardanti le due sedi delle mostre e gli artisti presenti, oltre alle informazioni più importanti che riguardano l'inaugurazione e le date dell'evento. Con la stessa impaginazione abbiamo realizzato anche il banner, semplicemente abbiamo adattato le grandezze delle scritte per essere visibili anche da più lontano. Il flyer è stato realizzato su una pagina A5, fronte e retro. Sul fronte sono presenti gli artisti e sempre le indicazioni riguardanti le due location, mentre sul retro, sempre con questo motivo di triangoli, sono stati inseriti i curatori della mostra e coloro che hanno collaborato. Per l'invito abbiamo scelto sempre di partire dal nostro logo e quindi dalla forma triangolare, e si è stato realizzato un invito che tramite una serie di pieghe riporta tutte le informazioni necessarie. Infatti, aprendo, vediamo che c'è una divisione tra bianco e nero. Infatti nel nostro progetto il bianco rappresenta Gubbio e quindi una mostra di light art, mentre il nero Spoleto e quindi una mostra di black light art. Aprendo quindi la parte del nero si trovano le informazioni di Spoleto e la parte del bianco quelle relative a Gubbio. Sul retro sono presenti sempre le collaborazioni e i curatori della mostra. Per quanto riguarda invece il nostro pieghevole, abbiamo realizzato una piramide tridimensionale che in piatto si può stampare su un A4 e attraverso dei tagli e delle piegature realizza appunto questo oggetto 3D che è stato pensato come gadget della mostra, ma anche come diciamo guida durante il percorso. Infatti, se quella che vediamo nell'immagine è il render di come secondo noi potrebbe essere esposto durante all'entrata di questa mostra, aprendolo notiamo che sulla prima pagina è presente sempre il nostro logo, che per noi è piuttosto importante in quanto ricorda la particolarità di questa mostra, il titolo e sempre le collaborazioni. Sul retro invece troviamo gli artisti presenti nella mostra, e quindi in questo caso quella di Gubbio e nell'altro caso quella di Spoleto, e la pianta dell'edificio in cui si trova la mostra. In questo modo possiamo avere un riferimento delle opere presenti e di quali artisti si sta parlando. Un QR code è stato aggiunto in fondo alla pagina, in quanto così chi è interessato ad avere maggiori informazioni può ricollegarsi ad un sito dove trovare tutte queste informazioni. Okay. Grazie. Buongiorno a tutti, noi siamo il gruppo FOS, io sono Andrea Morellato.
Io sono Emanuele Belà. Io sono Giorgio Zeng. Sono Richard Jen. Io sono Siwei Wang. Allora, il nostro progetto è incentrato praticamente sulla rivalutazione sia dei posti sia alla fine di, della tematica principale della, sia Black Light Art e Light Art. Questa cosa qui si può vedere subito nell'invito, dove praticamente sono stati ripresi i luoghi, ripresi e minimalizzati praticamente, e messi all'interno delle locandine, come si può vedere nel fronte la light art e nel retro praticamente black light art. Quindi si può avere questo scambio di informazioni solamente ruotando l'invito. Il flyer invece, il pieghevole, è stato diviso in due parti anch'esso. Praticamente anche questo con i due colori principali, per la black light art il colore nero e invece per la light art il colore un attimo un po' tendente al bianco, un po' più tendente al bianco. Anche qui, dato che questo è pieghevole, ci sono molte più informazioni, vengono ripresi gli artisti, gli espositori, una breve descrizione dell'opera, della mostra, e alla fine comunque sempre la rocca o il Bornoziana per Spoleto o comunque per Gubbio, sempre il posto dove vengono esposte le opere. Qui ci sono dei dettagli, degli ingrandimenti, e il flyer invece è composto da una doppia parte. Praticamente nella stessa pagina si può provare a ruotare per avere praticamente tutte e due le informazioni delle due mostre, e stessa cosa per il retro, dove ci vanno anche qui le informazioni un attimo più dettagliate con i loghi. I poster invece vogliono sottolineare quello che è avvenuto nei paesi del centro Italia, un terremoto che ha praticamente scosso e modificato delle città, e allora anche noi volevamo dare lo stesso effetto praticamente al poster, in modo che il poster frontale praticamente è strappato o comunque viene modificato, magari o in stampa per questioni economiche o comunque anche magari da una doppia pagina che facesse intravedere praticamente dietro delle informazioni in più riguardo alla mostra e a tutti e due ai progetti praticamente. Questo vale sia per il poster A3 che per il poster 1004x200. Grazie. Grazie. Noi siamo Words Girls, io sono Tiziana D'Amico. Io sono Valeria De Masi. Sono Oi. Io sono Caroline Schaving. E la nostra idea è stata quella di, diciamo, di esprimere l'idea di ricomposizione, di rinascita dopo, diciamo, il terremoto, attraverso una frammentazione di elementi che si andasse poi a ricomporre attraverso la luce e il colore. Quindi abbiamo utilizzato degli elementi grafici di forma esagonale che si frammentano e poi si ricompongono all'interno dell'immagine del pigmento colorato che è il simbolo della mostra e che crea anche un legame con le precedenti edizioni, le precedenti tappe. E per quanto riguarda l'elemento grafico abbiamo utilizzato appunto l'esagono, che è un elemento regolare che permette delle composizioni regolari ma che può anche poi essere riconoscibile come un simbolo delle location, e infatti le due location hanno come simbolo quello dell'esagono e cambia ovviamente la campitura, quindi Spoleto e Gubbio hanno come il loro simbolo ha come campitura un frammento diverso del pigmento di colore. Quindi per quanto riguarda le brochure abbiamo utilizzato un formato standard, quindi una 4 che senza tagli e con sole due pieghe può essere da vita, insomma, dal luogo alla brochure, dove sono appunto indicate tutte le informazioni delle due location, delle due mostre, delle due inaugurazioni, e ovviamente dove sono indicati anche i due simboli delle due location di cui ho poc'anzi parlato. E per quanto
riguarda gli inviti, sono stati, diciamo, hanno appunto un formato particolare, un formato di 7 cm per 14,8 e un formato che è stato scelto per, diciamo, facilità e anche economicità di realizzazione, perché in un formato standard che è la 4 possono essere ricavati appunto 6 inviti, e poi questa forma consente anche di rendere l'invito una sorta di gadget, perché poi, diciamo, può essere anche riutilizzato come un segnalibro, quindi anche una seconda vita. E anche lì, appunto, per quanto riguarda invece flyer e la locandina, abbiamo utilizzato la stessa idea grafica del poster, e viene ovviamente dove vengono riportate ancora tutte le informazioni e ovviamente i due simboli delle due location. Vi ringrazio per l'attenzione. Buongiorno, noi siamo il gruppo Lux, io sono Andrea Belotti. Chiara Parise. Questo facendo. Io sono Eloise Lecue. E adesso andremo a presentarvi quello che è il nostro progetto. Siamo partiti dalla locandina, che è stata la base da cui abbiamo sviluppato tutto il nostro progetto. Locandina in formato A3, abbiamo ripreso l'immagine originale che ci è stata data per la mostra, abbiamo proiettato delle luci spotlight per vari motivi. Prima di tutto perché è una sorta di dinamismo e perché vogliamo che la luce sia protagonista all'interno della nostra locandina e quindi comunichi il vero senso di questo evento. Dopodiché la luce vuole anche essere una sorta di simbolo di rinascita, per cui attraverso il buio e il nero la luce illumina e dà degli spiragli per poter andare avanti dopo il terremoto. Da questa poi sono seguite tutti gli altri file, ad esempio il manifesto, che è particolarmente simile, essendo più grosso abbiamo deciso di inserire più informazioni e più informazioni da poter dare al pubblico. Successivamente flyer formato A5 fronte retro, dove abbiamo ripreso sempre le stesse grafiche, inserendo nel fronte la descrizione delle location, mentre nel retro i main sponsor e gli artisti che ci saranno invece nelle due location. Stesso concetto per l'invito cartaceo. E, dopodiché abbiamo invece invito cartaceo. E dopodiché invece abbiamo pensato a un invito stampato in 3D che riprenda l'immagine principale della nostra locandina. Questo perché, qui vediamo brevemente come funziona, questo qui è quando nella parte di sinistra quando lo si vede con la luce di fronte, mentre la mano di destra è quando lo si vede con la luce in controluce. Il significato di questo è che solo attraverso la luce possiamo vedere la reale opera per come essa è. Questo potrebbe essere un invito, essendo più costoso, per degli special guest, oppure potrebbe essere venduto come un souvenir ai turisti. E dopodiché invece le brochure sono dei pieghevoli in formato A4, che caratterizzano ogni brochure sono queste due skyline vettoriali dei due palazzi dove si terranno i due eventi, e dietro, all'interno invece troviamo delle informazioni sulla Black Light Art e della Light Art, delle informazioni anche invece sul luogo che stiamo visitando. Questa qui è quella di Gubbio, molto simile a quella di Spoleto. Grazie. Buongiorno a tutti, noi siamo il gruppo Elei, io sono Fanny Mariette. Sono Li Shangshu. Sono Zhao Ji. Sono Tang Yaqiao. Allora, noi ci siamo voluti ispirare per il nostro progetto ai pigmenti. È praticamente il tema che ci ha colpito di più, soprattutto per quanto riguarda il cambiamento che hanno appunto questi pigmenti in base alla luce di Wood, che è il tema di questa mostra. Quindi abbiamo voluto cercare un'immagine che potesse rappresentare, ci potesse ispirare, che ci avrebbe caratterizzato di più, quindi abbiamo scelto un'immagine di fondo che diciamo è la linea guida di tutto il nostro lavoro.
E poi abbiamo in particolare voluto inserire le due silhouette delle due location dove si terranno appunto queste due mostre. Il nostro progetto consiste in un poster e un manifesto, uno il poster in formato 3 e il manifesto in 140x200, sono simili, cambia appunto solo la dimensione, ma abbiamo voluto tenere questa immagine di riferimento. Poi abbiamo voluto, per il flyer, abbiamo voluto tenere il formato 5, un fronte retro dove sul fronte ci sarà appunto il titolo del progetto e le informazioni base, e sul retro abbiamo voluto inserire invece gli artisti che esporranno con i curatori. L'invito che abbiamo progettato, sempre in formato 5, abbiamo voluto lasciare la copertina diciamo libera e sul retro inserire tutte le informazioni necessarie per l'evento. Per quanto riguarda invece le brochure, abbiamo scelto di utilizzare un formato A4 classico piegato in tre parti, dove sulla copertina ci sarà la location con il titolo, nella seconda parte all'interno ci saranno i testi per quanto riguarda le informazioni sulle location, sulla mostra, e sul retro le mappe e delle installazioni, come sarà allestito il lavoro. La stessa cosa per quanto riguarda la mostra a Gubbio, quindi abbiamo voluto tenere lo stesso format per entrambe le mostre. Ecco qua. Buongiorno a tutti, noi siamo il gruppo Scintilla, io sono Matteo Zangoli, Mariana Giuti, Mersini Cardiolaca, sono Xiao Xi Huang, sono Ya Tong Zhao. E questo è il nostro lavoro. E siamo partiti dal fatto che tutte e due le mostre si tengono entrambe in Umbria, e quindi voleva andare molto risalto al territorio a dove si svolgevano. Quindi abbiamo preso la forma della regione e l'abbiamo applicata sull'opera di base. Abbiamo voluto dare come riferimenti proprio due luoghi e come due centri da cui si divulga l'idea della light art, come due diciamo centri di divulgazione culturale, e da questi due paesi si sviluppano queste onde che possono essere viste sia come divulgazione culturale sia come centro di sismico, perché la mostra è dedicata al terremoto. Questo è il manifesto in cui ci sono le due città, in cui ci sono le informazioni di base, chi ha collaborato a far sì che questa mostra che avvenisse, e gli sponsor in basso. E questo è il manifesto, sempre uguale con le dimensioni maggiorate, e questo è il flyer in cui è più chiara la forma del territorio e dietro diciamo ci sono le informazioni di base. Questo è l'invito che vorremmo che venisse spedito agli interessati attraverso una busta nera, sempre per risaltare il fatto della light art. Questo qui è il pieghevole, che non è, ci piaceva il fatto che non fosse il solito pieghevole dalla forma rettangolare, ma dato che noi vogliamo dare molta importanza al territorio, alla regione Umbria, quindi abbiamo pensato a una forma proprio tagliata a forma della regione. E questo però, dato che richiederà una lavorazione extra, sarà un gadget a pagamento per chi volesse richiederlo. Questo è il pieghevole di Gubbio con le informazioni, questo è l'interno di sempre il pieghevole di Gubbio,
E questo è quello di Spoleto con le relative informazioni per la mostra e gli artisti, eccetera. Grazie dell'attenzione. Buongiorno, noi siamo il gruppo Yellow Mello, io sono Luisa Felappi, Giulia Capriotti, e vi presentiamo la nostra proposta grafica per la mostra. Noi ci siamo ispirate, abbiamo diciamo estratto i pigmenti principali dell'opera che ci è stata fornita e ci siamo concentrate sui fasci di luce, la forza dell'intensità luminosa. Abbiamo nella creazione del titolo Lightquake abbiamo puntato appunto sulla rotazione della gela della E che ricorda appunto il terremoto. Dopodiché abbiamo appunto optato per uno sfondo blu più scuro, però comunque mantenendo la luminosità del colore, appunto ispirati dal neon e dai LED. Questo è il manifesto in cui abbiamo appunto aggiunto più informazioni riguardo agli artisti e agli espositori. Per quanto riguarda i flyer, abbiamo inserito, in quanto molto rilevante secondo noi, la location, quindi l'outline, questo vettoriale, comunque molto minimal, ma che permette all'osservatore di immedesimarsi e già proiettarsi all'interno di questa location, in quanto è molto importante per la mostra, sia di Gubbio che di Spoleto. Abbiamo, per quanto riguarda la copertina, abbiamo optato per una configurazione speculare, nel senso che rotando il flyer si può visualizzare le due location differenti come diciamo due facce della stessa medaglia. Questo è la nostra brochure. Anche qui abbiamo utilizzato gli stessi gli elementi grafici presenti nel poster e nel manifesto, e poi all'interno è un richiamo grafico con le informazioni principali. Per quanto riguarda l'invito, abbiamo voluto anche qui inserire l'elemento della location e fare un fronte retro, quindi anche qui da una parte abbiamo un Gubbio e dall'altra parte Spoleto con le due rispettive location. Se prima nelle elaborati precedenti abbiamo puntato di più sul blu, qui ci siamo lasciati un po' più guidare dal rosa, tanto per valorizzare diversi cromatismi e composizioni luminose differenti. Giusto così. Grazie. Buongiorno, noi siamo il gruppo Arlo, io sono Luigi Boatto. Ralph Phillips. Sono Anna V. Ok. Il nostro lavoro di grafica è partito concentrandoci sul nome della mostra, La luce che colora il buio. Quindi abbiamo utilizzato l'immagine dei pigmenti, l'abbiamo oscurata per poi illuminarla con il testo. Questo è il nostro poster a tre, dove sono presenti, oltre a tutte le informazioni, anche degli elementi grafici che stanno a simboleggiare le luci al neon. L'invito è in formato 200 per 100 mm e presenta una cover, quindi si può estrarre dalla cover e quindi leggere tutte le informazioni.
Il pieghevole è in formato A5 chiuso, che poi viene aperto e si possono appunto leggere tutte le informazioni, e al suo interno c'è anche la pianta dove si possono vedere la disposizione delle opere. Stessa cosa anche per il pieghevole di Spoleto. Il flyer promozionale abbiamo tenuto la stessa grafica del poster, oltre alle informazioni della mostra abbiamo aggiunto anche l'elenco degli artisti, e anche stessa cosa per il flyer promozionale di Gubbio. In ultimo il manifesto 200x140 cm, che è la trasposizione appunto del poster in formato più grande. Grazie mille. Buongiorno, sono TPR, sono Regia. E io sono Paola Romero. We know that Lightquake, the name come from a special meaning because in the center of Italy there has an earthquake and this destroyed the city. So there has the exception for lighting art to connect it with the culture and give the hope to the people live there. So we use the earthquake shape, integrate with the lighting color, the yellow color present the light. And we use a simple way, just the earthquake and the light shape to describe the meaning of the exception. So we use a simple way in display the information, just white and black. The white means lighting and the hope. The background use a black color, just present the dark and the destroy. So we use the simple color only, try to translate the meaning. This is a Locandina, the poster. The flyer. Money for flyer. And on the right, this is a... No. This is an invitation. Front, just use the earthquake shape and the topic and the date and place, location. The background will display the artist name and some information about the cooperation agency. This is a flyer. Flyer, we use the same form as the invitation. And for the brochure, we have a special shape. It seems like an earthquake thing. When you open it, you will see the information inside. This is a Gubbio brochure. That's it. Grazie.